Io ho due motivazioni per essere qui. Una per la qualità dell'organizzazione, della quale non avevo dubbi, e quindi sono venuto a testimoniare una iniziativa che riesce, di una comunità che è coltivata costantemente. Di questo mi complimento con Blasioli e con chi lo ha aiutato in questa bella iniziativa. La seconda ragione per cui sono qui è per il merito dell'iniziativa, cioè il chi di cui parliamo, sapendo che siamo davanti ad una personalità, ad un gigante, che ad oggi non ha trovato il giusto riguardo, che lo consegni ad una immortalità conosciuta e volgarizzata. Proverò a spiegare perché e cercherò di essere indiscutibile. Vedo alcuni amici, tra questi anche degli avvocati, loro sanno che quando escono delle sentenze, soprattutto quando passano in giudicato, dovrebbero essere indiscutibili. Dico bene, avvocato Gianzante? D'accordo. Io vorrei fare un ragionamento che risulti indiscutibile per i suoi punti di forza. E il ragionamento comincia con una domanda. Perché siamo qui a ricordare Dascani? Certo, per il fascino della destra. Però la Vespa è stata anche surclassata, e chi vi sta parlando è una persona che ha come rapporto d'amore un legame con questo oggetto che mi consente di spostarmi anche quando rimango fermo da sempre. Io credo di avere una delle Vespe più belle d'Abruzzo, ve la farò vedere. È una edizione limitata, rifatta nel 2005, me l'ha consegnata personalmente con la mia. Non la porto perché non ho tempo, in 10 anni ha fatto 2000 chilometri, quindi pensate un po' qual è il riguardo di cui gode questa moto. Non è soltanto la Vespa, e non si esaurisce nella Vespa, e neanche si esaurisce nel curriculum straordinario di invenzioni, di brevetti che hanno avuto origine grazie alla sua applicazione. La ragione per cui siamo qui, almeno io sono qui, è per cercare di dirvi, secondo me, le vere motivazioni per le quali lui merita di essere consegnato all'immortalità. Intanto, aveva le condizioni lui per diventare Dascanio? Aveva il doppio cognome? Tipo Sardi d'Eletto di Sulmona, Zucchero De Matteis, Vincenzo Cerulli Relli, Coppa Zuccheri? Faceva parte della famiglia Croce Spaventa o De Tomasis di Montenerodoro? No. Era una persona normalissima, di una famiglia normale, di una cittadina neanche fortunata al tempo. Come è diventato lui Corradino Dascani? Che cos'è che lo ha indotto a diventare Corradino Dascani? Questo è l'elemento di interesse. Mi permetto di prendermi una quota di motivazione familiare. Il rapporto tra lui e il volo, chi lo ha facilitato? Il rapporto tra lui e l'innovazione e l'inventiva, come gli è venuta in testa? Vogliamo fare come fanno le mamme che quando si ritrovano il figlio che è bravo dicono vabbè, insomma era nelle cose. Quali sono stati gli elementi che lo hanno indotto poi ad avere queste capacità di riuscita? Terzo, ha trovato facilitazione dal sistema dei poteri economici di allora o della pubblica amministrazione? Ed è la terza ragione per la quale è giusto che io sia qui, per parlarvi della pubblica amministrazione. Tutto quello che dico prima fa riferimento alla mia curiosità, tutto quello che dico dopo fa riferimento anche al mio cuore. Se io vi dicessi che il rapporto con il padre lo ha aiutato a coltivare la culla grazie alla quale è venuta fuori l'inventiva e lo sguardo interessato sul cielo e nel cielo dei voli, il padre era un cacciatore, dico bene? Era un cacciatore, ho detto un cacciatore, io devo sempre stare attento perché c'è un conciatore che invece è un magistrato, era un cacciatore, cioè i magistrati sempre qui, era un cacciatore. E attraverso il papà ha frequentato gli ambienti e gli spazi grandi della caccia e ha osservato il volo degli uccelli. Io oggi ho letto una lettera bellissima, non vi dico di chi, di una figlia che scrive al padre, una figlia di successo
una famiglia di successo, pieni di soldi, però hanno litigato figlia e padre. Il tema della lettera bellissima, tre pagine, insomma, la seconda persona che ha letto questa lettera, della figlia che si chiama al padre, è: mi hai dato tutto, ma non mi hai dato nulla, perché non ti ho mai visto. Non mi hai, per esempio, fatto vedere ed insegnato i nomi delle barche che stanno sul fiume Pescara, mai mi hai accompagnato un sabato, una domenica a prendere il gelato, mai mi hai dato la mano anche quando io facevo gli esami. Il rapporto tra il padre e il figlio qui c'è, ed è un tale rapporto riuscito che induce, accompagna, incanala, coltiva, favorisce la curiosità, tanto che il volo degli uccelli alimenta una sua capacità elaborativa. Qui c'è una quota di insegnamento che ci dobbiamo portare, che io per esempio voglio prendere a me. Quante volte indurrei con la spinta meccanica i miei figli a fare quello che io desidero? Ma non è una volontà direzionale che ti fa avere quello che tu cerchi. Lì è nella naturalezza di un rapporto padre-figlio. Secondo, cominciò ad armeggiare da subito, usando anche la capacità di legame della farina, delle bacchette, di alcune stoffe, che voi sapete meglio di me. Però io voglio tratteggiare elementi che secondo me aiutano. Secondo dato: come ha organizzato questo giovanotto il rapporto con la coltivazione delle lettere dello studio? Cioè, siamo davanti ad un cimabue che è riuscito, come è accaduto a Manutello Scalo, che ha inventato una cinghia di trasmissione che ha fatto la ricchezza di Daigo Euro, o invece lui questa intuizione l'ha affidata allo studio? Questo è un ragazzo che si è distinto per lo studio e ha studiato rigorosamente nelle scuole rigorose del tempo, al Galliani di Chieti, una scuola rigorosa mai vinta dai ventisettisti. Quindi c'è anche una funzione importante della scuola. Chi sono i ventisettisti? Mi chiede lo sguardo di una signora distinta in terza fila. Sono quelli che hanno soltanto un vincolo giuslavoristico anche nell'attività di insegnamento, che è un sacerdozio. Chi insegna deve sentire il fuoco dentro. Il Galliani è stata una scuola piena di persone col fuoco, con il furore, con la voglia, cioè, di riuscire nella scommessa di accendere luci. E noi dovremmo essere sicuri che ci siano tanti Galliani oggi. Terzo, una famiglia e un ragazzo che cercano il luogo della formazione coerente con le curiosità e con gli interessi, con i tratti di interesse, va a fare ingegneria a Torino. Ma l'elemento che mi interessa molto è che ogni passaggio della sua vita lui lo ha vissuto fino in fondo come se fosse l'ultimo passaggio della sua vita, l'esperienza militare, mai pigro, mai secondo, mai disinteressato. E nell'esperienza militare addirittura produce e inventa in maniera tale che i mezzi da spostamento aereo militare addirittura ne uscissero arricchiti attraverso la sua elaborazione, la connessione cielo-terra. Per dirla con il linguaggio di Steve Jobs, tutto il tempo lo ha vissuto, lo ha impiegato, lo ha riempito. Non c'è stata mai una disconnessione. Ho letto lo scritto di una persona innamorata di Corradino Toscani, che tra l'altro prima ha fatto il giornalista, adesso opera in uno dei più grandi gruppi industriali abruzzesi, che sta molto lavorando per fare in modo che nasca una fondazione e poi una istituzione dedicata a Corradino Toscani. Lui dice che anche la bellezza della semplicità di popoli abbia aiutato Corradino Toscani ad avere quasi la serenità. Per esempio, lui dice: le colline di popoli lo hanno indotto ad un rapporto, diciamo, di tale serenità che ha potuto anche coltivare concentrazione. Io non lo so se questo ha la centralità che dice Pasquale Galante nella vita di Corradino Toscani, però lui descrive un quadro dove questo ragazzo ha potuto esprimersi. Quello che mi preme dire: il rapporto riuscito con le imprese. Ogni impresa al tempo si è rivelata un'impresa tipica di distretti industriali. Io non mi sarei meravigliato se questa capacità ci fosse stata a Prato, a Biella, ma che questa capacità addirittura si dispieghi anche nella terreneità
di una piccola provincia, perché alla fine i rapporti tra quel Pomiglio e lui sono nati in una colleganza territoriale. E ogni volta che lui avvicina un imprenditore, trova l'imprenditore incuriosito, mai distratto o disinteressato. Io adesso cito un cognome che non dovrei citare, però mi sento di citarlo perché è ammetto. Zappacosta del Maus è dovuto andare molto lontano per fare in modo che accadesse il Maus. Questo ragazzo al tempo trovò l'immediatezza di un'impresa, ma dovesse fare che l'impresa era migliore quella di ieri che quella di oggi, penetrabile di più quella di ieri. Qual è la capacità che oggi hanno gli imprenditori di accorgersi, di aprirsi, di destinare a quell'acronimo che io voglio prendere a calci, che si chiama ricerca e sviluppo? In questo caso ha funzionato. E parliamo della storia. E poi permettetemi, quest'uomo, a parte la veste, della quale vi ripeto, poi vi do un numero che per me vale molto, anche per l'azione, vi do un numero dopo sulla veste. Questo ha coltivato 220 invenzioni, 185 brevetti depositati, ha organizzato il successo di sé, e io dico anche del suo territorio, ad un livello di portata mondiale e anche di portata storica. Sapete quante veste ci sono adesso in questo momento in Abruzzo in circolazione? Non credo che lo sappiate, perché è veramente un dato da esaurire. 150.000 veste in Abruzzo. Ed è il dettato di come questo elemento è diventato quasi un elemento della costumanza delle persone, dato nel costume del vissuto, perché ha simpatia, perché si presentava a portata. Io dico sempre che ci sono delle città che si fanno riconoscere per la smargiasseria. Questo è un elemento che non esprime la smargiasseria. La smargiasseria, direbbe Pasolini, è ciò che inietta il consumismo. Nell'Italia del boom, questo ha avuto il boom, ma mai ha fatto pensare al consumismo, cioè al superfluo che magari assomigliava all'esibizione, cioè è la morbidezza di un'Italia che era orgogliosa, e questo prodotto la descrive potentemente. Questo prodotto è la lavatrice. C'è un bellissimo libro che ha scritto Giuseppe De Rita sui segni dell'Italia che si è messa in cammino. Questo è uno dei segni. E tra l'altro, chi ha una Vespa non la lascia per strada. Non che la Vespa non lasci per strada chi ce l'ha, e chi ce l'ha che non lascia per strada la Vespa? Chiunque ha avuto una Vespa se la tiene anche come relitto. Se voi avete avuto le Vespe, sapete che c'è questo rapporto di vincolo. Vediamo adesso a noi. La pubblica amministrazione non è stata all'altezza della sfida. Lui ha patito anche certo tipo di distrazione, di cui non voglio parlare adesso, che sto organizzando anch'io una bella iniziativa come regione. Sul Corradino d'Ascanio verrà la famiglia Colarino, che finanzierà una esperienza da museo e da fondazione. Naturalmente parleremo con la famiglia, ho sentito, perché qui anche di altri importanti cognomi a Pescara ci sono delle prosecuzioni familiari che hanno la dispolemica, in particolare tutto un rumoreggiare di un cognome che voleva donare quadri e poi non lo voleva donare, di un personaggio importante della città di Pescara. Io poi leggevo sui giornali ed era una cosa infocata, lo incontravo ed era una cosa che si capiva. Mi ha fatto molto piacere che per la famiglia d'Ascanio la prosecuzione di generazioni successive a questa educazione, questa competenza e anche questa abitenza. Tu sai a chi mi riferisco. Bene, noi come regione metteremo in campo una iniziativa all'altezza, dico, tanta grandezza e dico tanta storia. Però voglio dirvi che noi dobbiamo fare in modo da volgarizzare questa figura, perché l'insegnamento viene da quella di Lascano, adesso detta in termini conclusivi, è che non è vero che per diventare grandi bisogna partire grandi. Si può diventare grandi scommettendo sullo studio, sull'applicazione, sulla migliore coltivazione di sé. E noi dobbiamo dimostrare come quest'uomo, che viene da una piccola regione, immortalata storicamente come la terra dei pastori, la terra delle mancanze, o la terra, addirittura c'è quel quadro di Teofilo Patini che immortala le donne
quasi distrutte, pietrificate dal lavoro, bestie da sopra, ce l'avete presente quello che sta a Castel di Sangro? Bene, quella era l'Abruzzo per tanti secoli. E anche nel concistoro cardinalizio che lesse Celestino V, l'introduzione che fece il cardinale Camerlengo, parlò di una terra della forza brutta, di una terra al massimo della forza fisica, ma mai si poteva pensare che l'Abruzzo desse luogo a questo livello di applicazione intellettuale, che ha modificato le cose, che ha modificato le cose, che ha consentito addirittura l'ingresso nello stile di vita delle persone. Oggi siamo qui per questa ragione. Ora noi dobbiamo fare in modo che si assumano anche luoghi simbolici per esibire la Vespa e per indurre ad un riconoscimento di questo merito. So che c'è una iniziativa di alcune persone di buona volontà che sta facendo costruire una Vespa a dimensioni gigantesche, con i materiali più pregiati che possono resistere ai secoli e alle intemperie, da collocare in termini vistosi e educativi. Siccome tu hai assunto per primo l'iniziativa e non avevo dubbi, avrai merito anche in questa successiva iniziativa, nella quale verrà anche la famiglia Colaninno, in maniera tale che possiamo cucire questi elementi di valore e fare in modo che nasca proprio una dorsale della consapevolezza attorno all'esperienza di vita di Corradino Lascano. Pasquale Galante, che sta dedicando molto del suo su questo, oggi è una figura che opera in uno dei più grandi gruppi industriali d'Abruzzo, viene dal centro come giornalista, ma sta coltivando con sana ambizione la figura, il pensiero, l'opera e la vita di Corradino Lascano. Io mi metto al seguito come una fellowship animata da passione, perché sono un vespista, non so se si dice così. Complimenti e un grande ringraziamento a Corradino Lascano per quello che ci ha dato. Grazie Presidente, proseguiamo i nostri interventi con Yolanda Vincenzo. Grazie Yolanda. Intanto voglio ringraziare sia il Comune di Pescara che la Soprintendenza Artistica, che è il mio ufficio di appartenenza, anche se adesso sono in pensione, ma ho lavorato per molti anni con la Soprintendenza. Quindi sono un archivista e quello è un marchio che mi porterò sempre addosso, e mi interesso di Lascano da molti anni, poi lo dirò nella mia relazione. Ho voluto affrontare l'argomento Vespa in maniera anche un pochino ampia, perché la Vespa apparentemente è un oggetto minuscolo, leggero, ma la costruzione della Vespa e il mantenimento lungo gli anni di questo tipo di produzione sempre aggiornato è un pezzo di storia dell'economia italiana, un pezzo di storia politica e un pezzo di storia economica. Ecco perché ho voluto ampliare il discorso, per contestualizzare l'ambito in cui Lascano si stava muovendo in quegli anni, molti anni che ha lavorato con Piaggio. Il mio lavoro si intitola La Vespa, 70 anni ma non li dimostra. Come dimenticare il carico del sedere di Cagnacci, definito da tutti la dimensione media per la sella prevista inizialmente in lamiera come la Harley Davidson degli americani. Viene costituito un piccolo reparto sperimentale dove si lavora con gli schizzi di Lascano. Mente superiore non accettava il limite, gran perfezionista nei progetti, disegnatore geniale, non era mai soddisfatto, non vedeva mai la fine, sempre meglio, sempre avanti, sempre di più. Con noi in ufficio usava sempre una matita molto morbida, esprimeva cosa voleva a volte sul palmo della mano o sui nostri disegni. Non sempre era possibile stare indietro con facilità, con gli estranei o con gli allievi dell'università aveva il dono della comunicativa. Tutto diventava semplice e ovvio. In parole povere, l'ingegner Lascano è stato un genio e un gran maestro per noi tutti.
Così Renzo Tinagli, tecnico del team d'Ascanio, tratteggia nel suo libro un piccolo affresco dell'atmosfera che regna nel gruppo di lavoro in cui si sta realizzando lo scooter viaggio. Un'atmosfera scherzosa e cameratesca, anche nella sfida creativa. Un quadro vivo, affettuoso e reale della personalità di Corradino d'Ascanio, che quasi mai parla di sé. A volte accenna le emozioni che prova di fronte a un successo o ad una delusione. Le trasforma però in ferrea volontà di ricominciare sempre, di non darsi mai per vinto. Siamo nel 1946. L'ingegner Corradino d'Ascanio collabora con l'azienda Piaggio ormai da più di 10 anni. Il suo brevetto dell'elica a basso variabile in volo è prodotto, è un brevetto di d'Ascanio che Piaggio sfrutta, insomma lo acquista e quindi ne fa un'attività industriale. È prodotto per l'aeronautica militare nella sezione costruzioni aeronautiche. Voi dovete sapere che la Piaggio costruiva gli aerei e anche controlleriche, procurando notevoli profitti all'impresa. Il fortunato incontro tra la genialità del inventore abruzzese Corradino d'Ascanio e la lungimiranza imprenditoriale di Enrico Piaggio costituirà per quasi un trentennio un sodalizio efficiente che condurrà l'impresa fuori dal tumultuoso periodo bellico, sviluppando soluzioni creative e tecnologiche assolutamente inedite. I bombardamenti alleati e le mine tedesche nell'ultima drammatica fase del secondo conflitto mondiale hanno colpito duramente molte aree della Toscana. Il 31 agosto 1943 gli stabilimenti Piaggio di Pontedera, considerati obiettivi militari, sono stati in molta parte distrutti, costringendo l'azienda a trasferire macchinari e personale nel Biellese, dove tecnici e maestranze continuano il lavoro a regime ridotto. Nello sfacelo generale, tra parentesi, viene distrutto anche il PD-3, uno dei prototipi di elicottero che d'Ascanio aveva continuato a progettare e sperimentare secondo gli accordi stabiliti con Enrico Piaggio. Cioè d'Ascanio aveva detto a Piaggio: io lavoro con voi, però tu mi devi permettere di sperimentare i vari modelli, io voglio portare oltre, ancora avanti, la realizzazione dell'elicottero. E Enrico Piaggio gli dice di sì, fino a un certo punto. La fine della guerra, tuttavia, impone la ricostruzione delle strutture produttive e la Piaggio, che fin dall'autunno del 1944 è rientrata in possesso dei suoi beni mobili e immobili, riedifica i capannoni e completa nei primi mesi del 1946 il trasferimento dei macchinari a Pontedera. Emerge con chiarezza la difficoltà di continuare a produrre su vasta scala le eliche per aerei da bombardamento. Le forniture per aerei civili, stante l'inevitabile contrazione del mercato bellico, non garantiscono adeguati profitti. Si pone quindi la necessità di indirizzare le lavorazioni verso una economia di pace. Enrico Piaggio, subentrato prima della guerra al padre Rinaldo, che era ovviamente un imprenditore anche lui, nella direzione del ramo aziendale di Pontedera, è un abile imprenditore, intelligente, informato e autoritario. Da tempo ha compreso che il nostro paese, a differenza del Nord Europa e degli Stati Uniti, accusa un forte ritardo nella motorizzazione di massa. Inoltre il mercato italiano delle due ruote, in una scelta economico-politica di autarchia durante gli anni del fascismo, è caratterizzato dall'assenza di una moto leggera utilitaria, un mezzo popolare a due ruote, in un panorama di moto di lusso sportive, costose e tecnologiche come le Guzzi, le Gilera, Serp, Benelli e Bianchi. L'imprenditore ligure non perde di vista lo sviluppo del settore motociclistico all'estero, poiché intende investire in questo campo. Infatti, dà l'incarico agli ingegneri Sponti e Casini di disegnare un prototipo di motociclo. I due tecnici si ispirano ai mezzi per ritroveriate aviotrasportate, dall'alta manovrabilità e dalle limitate dimensioni. Alcuni di questi veicoli si trovano nel castello del conte Felice Trossi, a Biella, dove sono alloggiati i dirigenti della Piaggio.
viene realizzato l'MP5, ma l'esito non è positivo, il veicolo non convince il dottore, come veniva chiamato Enrico Viaggio, che si rivolge all'ingegnere D'Ascanio per avere altre proposte. L'ingegnere vuole distaccarsi dai modelli già in uso e con un'idea originale rompe di fatto gli schemi formali tradizionali della progettazione motociclistica, aprendo la strada a una nuova libertà creativa che sarà favorita negli anni seguenti dalla disponibilità sia di tecnologie innovative che di materiali diversi. D'Ascanio pensa a una due ruote che abbia la popolarità della bicicletta, le prestazioni della motocicletta, l'eleganza e la comodità dell'automobile. E come egli stesso precisa in una relazione, per alcune soluzioni fondamentali della Vespa mi sono ispirato alle concezioni aeronautiche che mi sono familiari, ad esempio il supporto monoturbo per la ruota anteriore. D'Ascanio progetta il prototipo dell'MP6 e si racconta che il dottor Piaggio, è una narrazione anche questa, nel vederlo commentasse: questo veicolo è ideale per donne e preti, ma come farà a reggere due persone con quel pitino di Vespa? E Vespa è stata. Un motociclo senza telaio, che si inforca con una bicicletta che permette di poggiare i piedi sulla pedana. Tutti i comandi sono sul manubrio, le parti del motore sono coperte dalla scocca in lamiera che attutisce il cuore. Lo scudo anteriore protegge dal fango e dagli urti, è facilmente manovrabile. L'esperienza maturata nel campo aeronautico confluisce nella progettazione civile sia per quanto attiene agli aspetti tecnici che nelle linee del design. Un mezzo moderno che interpreta magnificamente la spinta del mondo femminile all'emancipazione e la possibilità per il ceto popolare di dotarsi di un mezzo di trasporto dal costo accessibile. I primi modelli della Vespa 98 sono pronti all'inizio del 1946. A marzo il motociclo viene presentato alla mostra della meccanica e metallurgia di Torino e poi a Roma presso il Golf Club, che era un posto assolutamente prestigioso e non popolare. Partono i contatti verso l'estero, l'Europa, gli Stati Uniti e il Nord Africa. A settembre la Vespa è già definita popolarissima dalla rivista Motociclismo, ha un costo base di 55.000 lire e può essere acquistata grande. Lo stipendio medio di un operaio è di 10.000 lire. Naturalmente le officine operano con i macchinari di cui dispongono, parziali perché sono stati molto danneggiati dalla guerra. Le prime 2486 Vespe sono fabbricate con metodo semi-artigianale e alcune fasi di lavorazione sono eseguite completamente a mano dai lattonieri che curvavano la scocca con martelletto, quindi proprio un lavoro faticosissimo. E perciò la produzione è lenta, ogni operaio riesce a realizzare 3 Vespe all'anno, facendo un calcolo. La questione si pone con forza dall'anno successivo, quando le richieste si moltiplicano e la lista delle prenotazioni cresce costantemente. Non si può temporeggiare, bisogna modernizzare la fabbrica e velocizzare i processi. Piaggio è già in esplorazione, tra marzo e giugno del 49 si reca per primo negli Stati Uniti e invia poi l'ingegner D'Ascanio a visitare le imprese più avanzate dell'area di New York, Detroit e Philadelphia per individuare le aziende che producono i macchinari più moderni e i materiali necessari come l'acciaio. Le fasi di lavorazione che bisogna assolutamente meccanizzare perché allo stato delle cose richiedono un eccesso di lavoro manuale sono la tracciatura, lo stampaggio, montaggio, saldatura e controllo della scocca completa della Vespa, che voi sapete è autoportante. L'impresa fornitrice delle macchine e degli stampi sarà la BAD di Philadelphia. La rivoluzione strutturale della fabbrica, avviata da, vedete le catene di montaggio, la rivoluzione strutturale della fabbrica avviata da Enrico Piaggio è in linea con
con gli obiettivi del piano Marshall, che prevede attraverso l'ERP, European Recovery Program, l'erogazione di 14 miliardi di dollari in aiuti economici e prestiti da destinare alla ricostruzione in Europa. I fondi saranno erogati nell'arco di 4 anni, dal 48 al 51. La Piaggio, come altre importanti aziende italiane, tra le quali Fiat e Lancia, ha già avuto la possibilità di accedere ai prestiti dell'IMI, Istituto Immobiliare Italiano, e del Banco di Napoli, con i quali ha dato l'avvio alla ristrutturazione degli immobili, dei capannoni. Adesso inoltre la richiesta al Ministero dell'Industria per ricevere i finanziamenti ERP del piano Marshall, con i quali far fronte alla riorganizzazione del sistema produttivo e raggiungere di conseguenza uno degli obiettivi principali stabiliti dal governo americano, ovvero la modernizzazione dei sistemi industriali e soprattutto la produzione di massa, virgolette. I prestiti erano dati a una delle condizioni. Piaggio riceverà nel complesso 681.426.000 lire, equivalenti a 1.156.000 dollari. Alla fine del 1953, anno importante che segna un'accelerazione dello sviluppo dell'impresa, sono uscite dalle catene di montaggio della Piaggio 500.000 Vespe. La Vespa 125, che è una grande novità, costa 125.000 lire, un prezzo competitivo sulla base delle prestazioni che dà questo tipo di Vespa, rispetto alla Lambretta della Innocenti, che è l'impresa che compete con la Piaggio. L'azienda diventa leader nel settore degli scooter. Parallelamente, a fronte di un successo così potente della due ruote, l'ingegner Lascagno deve abbandonare la progettazione di nuovi elicotteri. Dopo l'incidente del PD4 sul campo di volo, l'ultimo modello, l'ultima struttura elicotteristica che lui aveva progettato sul campo di volo di Montedera, Enrico Piaggio lo chiama e gli dice: finisce lì, non gli consente più sperimentazioni. Possiamo immaginare con quale afflizione il nostro inventore abbia subito tale decisione, lui che aveva dedicato tutti i suoi sogni e la sua passione al volo. Nei 3 anni successivi si raggiunge il traguardo della milionesima Vespa, 1 milione di Vespe, il 56. È un momento di orgoglio per i tecnici, gli operai, i dirigenti, ma anche la città di Montedera festeggia poiché l'azienda ha portato piena occupazione e benessere economico. Tuttavia, nonostante l'incremento della produttività e il dimezzamento dei tempi di produzione, è difficile far fronte alla continua e pressante richiesta delle concessionarie. Decine sono le lettere che arrivano all'ingegner Lascagno per chiedere a titolo di favore personale di ridurre i tempi di consegna degli scooter ordinati. È evidente che Lascagno non solo è considerato il padre della Vespa, ma anche un deus ex machina. La Vespa, tra l'altro, si impone anche in Abruzzo, terra di tradizioni motoristiche, in cui si teneva, non molti anni prima, la famosa Copacerco, una delle prime concessionarie, e l'Officina Meccanica Taraschi di Teramo, prestigiosa impresa meccanica che, oltre a commercializzare le Vespa, le Benelli e le Gilera, costruisce macchine da corsa. La ricostruzione avviata, le abitazioni, le strade, i ponti, le ferrovie, i mezzi di locomozione, le città, nei paesi, tutto è da rifare. Prosaicamente si apre un mercato immenso con al centro l'aspettativa di un benessere agognato in ogni ambito sociale dopo anni di sacrifici. Le tecnologie innovative sono il necessario supporto alla crescita economica ed è in questo contesto che si colloca la versione commerciale della Vespa. È sempre Lascagno che a capo dell'ufficio progettazione studia nel 1948 un motofurgone con la struttura della Vespa a 3 ruote. Si chiama Ape.
È un mezzo meccanico diretto alle piccole e medie imprese che si fanno pubblicità stampando sul cassone il proprio marchio. L'ape può essere un tassì, un risciò, una pescheria o una panetteria ambulante. La sua versatilità ne fa uno strumento di lavoro che nel corso degli anni, con modifiche sempre più avanzate, arriva a trasportare fino a 350 kg e può essere utilizzato anche nel campo delle costruzioni. Nel corso di un decennio i centri di commercializzazione Piaggio sono presenti in 120 paesi e le produzioni su licenza in 13 nazioni. Sull'onda di un grande successo industriale, Enrico Piaggio, inseguendo un'idea da sempre coltivata, commissiona all'ingegner Dascanio il progetto di un'autovettura, la Vespa 400, presentata a Monte Carlo nel 57, una berlina a due posti, 394 di cilindrata, basso consumo e destinata al pubblico popolare. Viene costruita in Francia, ma la vettura non replica il successo della Vespa. Nel frattempo, vogliamo ricordare, la Fiat aveva prodotto due autovetture 500 per sbagliare, la giardiniera, la 500C, le elaborazioni della Topolino negli anni 30 e dal 55 la famigerata 600. Diventa un oggetto del desiderio, diventa un mito più precisamente, e il mito è narrazione. Allora, all'inizio viene commercializzata nelle concessionarie Lancia, poi associata all'immagine di macchine lussuose, poi si svincola dalle concessionarie e il potere di esecuzione fa il resto dello scooter, unito a un rinascente benessere ceto medio. L'immaginario collettivo è alimentato da una pubblicità moderna e accattivante che accompagna l'uscita di ogni nuovo modello. Organizzatori delle campagne promozionali sono lo stesso Enrico Piaggio, che interviene in tutte le fasi di produzione, Virginia Impannato, direttore della Sarpi, e Tassinari. Tassinari è un grande, Renato Tassinari, è un grande conoscitore di motori e fautore da molti anni dell'idea della moto del popolo, già collaboratore della Gazzetta dello Sport, presidente della Reale Federazione Motociclistica Italiana e direttore dell'editoriale Quotidiano Sportivo. Dopo la guerra diventa responsabile della rivista Piaggio, presenza importante nella politica aziendale. Allora, mi sollecita a concludere, però ci sono alcune cose che devo dire proprio per completare il panorama Vespa. E questo è la pubblicità. L'immagine vivace del mondo Vespa, veicolata dalle reclame, contribuisce a dissolvere l'atmosfera opprimente della guerra. Si passa da una rappresentazione della società in bianco e nero ad un film a colori che lascia intravedere un futuro di possibilità. Il popolo lavoratore che sta ricostruendo l'Italia, con spirito di sacrificio e impegno, ha bisogno di credere nel miglioramento delle proprie condizioni di vita e quindi risponde con entusiasmo a quanto propone il messaggio pubblicitario. A questo proposito, Omar Calabrese e Maurizio Coltrini, autori del volume Libro della Comunicazione, evocano un curioso e suggestivo legame del veicolo Piaggio con le caratteristiche dell'insetto che porta lo stesso nome. E dicono, la Vespa, un insetto tipicamente italiano, estivo, che vola ovunque senza fatica, che fa colonia o collettività, che è curioso e operoso, selvatico ma civilizzato, che si annida in ogni luogo, che si difende se attaccato, ma è innocuo se non infastidito, che è un nido. In una parola, la Vespa esprime tutta la concettosità degli appelli potenziali di vendita, come appunto la familiarità, la libertà e in fondo anche prestazioni. Rapido, enorme successo del prodotto e rapido, enorme successo del nome. Vogliamo ricordare le competizioni sportive, c'è una versione della Vespa molto importante che fra marzo e aprile del 50 conquista il record mondiale a Montreal in Francia. E in tale occasione ancora Dino Dascanio viene data, attribuita una medaglia d'oro per quale si riconosce il suo valore. E alla giornata italiana della Vespa del 51 accorrono 20.000
ormai il suo scooter è un fenomeno di costume. Divi di Hollywood e attori di Cinecittà posano inforcando la Vespa, il cinema attinge a piene mani all'immagine della due ruote associandola a un mondo spensierato di giovane informale, trasformandola nel contempo l'oggetto del desiderio. Nell'ottobre 49 è ufficializzata la nascita del Vespa Club Italia e subito dopo nasce la rivista dell'associazione che informa i soci di tutte le manifestazioni, i raduni di massa. E ricordiamo anche le manifestazioni vespistiche che si sono tenute, perché c'è una molto importante in cui abbiamo delle foto del 60 a Pescara. Il vespismo sportivo è importante perché è una cassa di risonanza per il veicolo e ci sono delle iniziative molto importanti, il Giro di Tre Mari, la Coppa d'Appennino, l'Audax internazionale femminile, quella delle Dolomiti, e come ricorda Roberto Leardi nel suo libro, Roberto Leardi è l'attuale presidente del Vespa Club d'Italia, durante la 6 giorni internazionale del 1952 di regolarità, a cui partecipano moto di diverse marche, su 18 medaglie d'oro i vespisti li conquistano la metà. Va bene, ingegner Lascanio, pazienza. L'ingegner Lascanio, ormai famoso grazie alla Vespa, raccoglie i frutti della sua popolarità e presenza importante nelle iniziative sportive, convegni e raduni. Va in pensione nel 61, ma continua la sua collaborazione con Piaggio come consulente e più tardi nel 64 con l'Augusta che fabbrica Cascina Costa elicotteri su Vicenza Bella. Ha accumulato successi professionali circondato dall'affetto di colleghi e della stima dei suoi allievi all'Università di Pisa, dove aveva insegnato dal 53. La cooperazione fra Corradino Lascanio e Enrico Piaggio era stata segnata da reciproco rispetto, ma anche dalle asprezze del capitano d'industria che, dopo la caduta del PD4, ha stroncato senza appello ulteriori studi sull'elicottero. E nonostante ciò, erano stati compagni di viaggio in un periodo storico cruciale per il nostro paese. Molti sono i riconoscimenti e le benemerenze date a Lascanio, sarebbe veramente troppo lungo farne l'elenco. Una, la più importante, la voglio citare, è la beneficenza di Cavaliere di Gran Croce da parte del Presidente della Repubblica, Giovanni Leone. Resta comunque l'amarezza per non essere riuscita a realizzare appieno il sogno dell'elicottero italiano, anche in tanta età non esiste, non si dà pace. A conclusione e dal pendice di questo intervento voglio ricordare un episodio che mi ha sorpreso molto e di cui sono stata testimone diretta. Nel 1996 un giornalista della rivista giapponese Vespa Vivace, si chiama così, non è una traduzione, proprio un titolo italiano, in italiano, rivista specializzata proprio sullo scooter italiano, accompagnato dall'interprete, venne a visitare la mostra dedicata a Lascanio presso l'archivio di Stato di Pescara, in occasione dei 50 anni della Vespa del 96. Cercava materiale nuovo da pubblicare per la ricorrenza e conosceva tutta la storia dell'inventore. Ci spiegò che in Giappone i fan della Vespa erano numerosissimi. Pensate, in Giappone, io non sono un'esperta, produce le Yamaha, le Suzuki, da quello che so, però i fan sono tanti. Rimasi colpita dalla familiarità del giornalista con le vicende di cui ho parlato adesso, accennando oggi. Perché quando io ho cominciato nell'84 a studiare le carte dell'archivio Troiani, documenti allora assolutamente inediti, e successivamente quelli dell'ingegner Lascanio, non avevo idea di quale patrimonio di memoria stesse esplorando. In sintesi, non sapevo chi fosse l'ingegnere e cosa avesse realizzato nella sua lunga vita. Un personaggio così importante per di più abruzzese. Forse per questo motivo che da allora mi occupo di Corradino Lascanio ogni volta e il nostro geniale conterraneo rivela di sé qualcosa di nuovo.
Pietro D'Amato, però prima volevo salutare i consiglieri che si erano, diciamo, affacciati a questo convegno, i consiglieri Zuccarini, Natarelli, la vicepresidente Berardi, la consigliera Kescher, il consigliere Longhi, l'assessore Di Pietro e anche Umberto De Palma, che però consigliere di Pescara non è, ma è 10. Iniziamo velocemente a scorrere un po' di queste slide che riportano in realtà diciamo un quadro generale della vita nel didascalico. Do io, prego. Allora, in questo anno noi in realtà stiamo celebrando non solo il 70° della Vespa, ma abbiamo 125 anni dalla nascita, 35 dalla scomparsa, 86 dalla conquista del record dell'elicottero e 70enne per la Vespa. Un po' le slide che andremo a vedere sono tratte dai miei due libri che ho scritto. Uno è già pubblicato ed è un rapporto, ho studiato più che altro il rapporto che ha avuto D'Ascanio sia con i popolesi che con gli abruzzesi, perché nella sua vita in realtà ha seguito, particolarmente per il volo, ha seguito questo filo sin in America, dove vedremo poi successivamente ha conosciuto altri abruzzesi con cui ha collaborato. Mentre il secondo libro, Odissea di un inventore, sarà in pubblicazione il prossimo mese. Odissea è tratto da una sua citazione, in quanto in un passaggio di uno scritto, di un'intervista, lui parla della sua esperienza come una odissea, quindi diciamo tutta perigliosa, e in cui effettivamente poi non ha mai approdato la vera Italia. Avanti. Vediamo un po' di slide che riguardano l'uomo, la famiglia e il suo paese natale. Avanti. Questo è il corso di Popoli, in cui sulla destra la prima casa che vedete col terrazzino è casa D'Ascanio. Avanti. D'Ascanio nasce a Popoli e questo è il certificato di nascita, e lui, il suo nome era Corradino Gaetano Maria Concezio D'Ascanio. È l'interno della casa D'Ascanio che attualmente è rimasta in alcune stanze ancora nella parte originale. Avanti. Questa è la sua famiglia, D'Ascanio il primo a sinistra, il ragazzo in alto prima a sinistra, andiamo avanti. Queste sono alcune foto nel 1911, studia al Politecnico di Torino, dove si laurea in ingegneria meccanica nel 14 e è volontario come sottotenente nel battaglione aviatore di Torino. Avanti. Queste sono foto che gli ritraggono con la moglie sposata nel 15, avanti, che è di Popoli. Poi abbiamo delle foto di Corradino con i figli Giacomo e Giorgio e con i nipoti, avanti. Mentre queste sono foto originali della cappella realizzata e progettata da lui nel 39 a Popoli, dove è seppellito, ma fu progettata in occasione purtroppo, ahimè, della scomparsa prematura della moglie Paolina. Avanti. Questa è la sua esperienza alla Viaggio, di cui la Diceo ci ha appena parlato ampiamente. Avanti. Questi sono alcuni riconoscimenti, sia nella rivista Pirelli che viene insignito di Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica nel 76. Avanti. Mentre nel 64 a Popoli, la Prologo, gli conferisce la medaglia d'oro e questo è il momento in cui viene insignito del riconoscimento. Queste sono alcune foto in cui dimostrano il suo attaccamento, il suo legame, la sua frequentazione di Popoli. Nel 64 abbiamo lui particolarmente nelle manifestazioni sportive, come vedete, dava l'avvio con la bandierina. Mentre abbiamo il primo raduno vespistico a Popoli nel 68 alla piazza 20 Settembre. Avanti. Ora diciamo parliamo velocemente anche come inventore. Avanti.
Questa slide mostra una ala di un aviante rinvenuta nella soffitta di casa d'Ascanio a Boboli, a dimostrazione e come reperto archeologico che quello che si cita spesse volte, che lui da ragazzo avesse tentato di trovare, cadendo ora con il cugino dalle colline di Boboli, in realtà c'è un reperto archeologico che dimostra la fattibilità di questa congettura. Aggiungo a quello che ha detto il presidente D'Alfonso, che ha parlato dei suoi rapporti con il padre, il cacciatore e altro, vorrei ricordare che Boboli è famosa per il vento, quindi anche per questo, diciamo, elemento naturale, lui tentò con un aliante. Però sono anche anni in cui la sperimentazione degli alianti, particolarmente negli Stati Uniti, stava progredendo con i fratelli Wright. E lui è ancora ragazzino, sedicenne, già è influenzato comunque da questi avvenimenti internazionali. Avanti. Nel 15 si arruola volontario e fu assegnato al battaglione aviatore di Torino. Avanti. A Torino incontra il primo abruzzese, che ha studiato anche lui presso l'ufficio tecnico, lo studio tecnico, la scuola tecnica di Chieti, scusate, che è Pomiglio, no? Prego, che è Pomiglio, il quale Pomiglio a Torino, laureatosi anche lui in quella città, aveva impiantato una fabbrica di aeroplani. Quindi abbiamo già un primo filo di legame con abruzzesi, che non era in quel tempo solo e soltanto terra di pastori, ma era una terra in cui la metalmeccanica, la tecnologia era già molto avanti. Tant'è che dobbiamo legare questo, non ho delle diapositive, ma nel mio libro ne parlo, c'è questo legame. Perché? Perché in Abruzzo la motoristica era molto avanti in quegli anni. Tant'è che la Coppa Cerco, dove Ferrari partecipò più volte ai suoi inizi, era la dimostrazione dello sbocco industriale, metalmeccanico e motoristico dell'Abruzzo. E Pomiglio e Tascagno sono figli di questa, di questo sviluppo, di questa avventura. Questo è il primo brevetto che Tascagno conferisce a Pomiglio, ed è un'invenzione, detto molto volgarmente, per tenere in equilibrio gli aerei, l'inclinometro. Avanti. Pomiglio si trasferisce in America, perché dall'America riceve la richiesta da parte del governo statunitense di impiantare e progredire nella ricerca degli aeroplani, particolarmente da bombardamento. Pomiglio porta con sé Tascagno. La loro avventura non dura molto, perché in realtà coincide, loro, diciamo, si trasferiscono in America a gennaio, ma a novembre abbiamo la fine della guerra, della prima guerra mondiale. Quindi di conseguenza si ferma immediatamente in quegli anni la richiesta di aerei militari, e il governo americano interrompe il finanziamento di questo, per cui allora Pomiglio in quel momento smette la produzione e Tascagno si ritrova improvvisamente senza lavoro. In quegli anni c'è un altro incontro con un altro abruzzese, sempre a dimostrazione di questa capacità abruzzese della motoristica, che è Veniero D'Annunzio, figlio di D'Annunzio, che lavorava negli Stati Uniti per la Caproni italiana. Insieme tentano di realizzare una società di fatto per la produzione di aerei civili. Particolarmente si cominciava a sviluppare il trasporto postale per via aerea, ma per varie vicissitudini che non sto qui a precisare per mancanza di tempo,
anche questa avventura e questa esperienza naufraga, particolarmente per mancanza di fondi. E in più Tascanio in realtà ha un'altra difficoltà personale: non è cittadino americano, di conseguenza non riesce ad avere finanziamenti da parte della struttura militare o civile statunitense. A settembre del 19 segue la moglie che era già partita, torna in Italia a Popoli. A Popoli apre uno studio di ingegneria civile. In questo studio di ingegneria civile, diciamo, il primo esempio che abbiamo è la progettazione della piazza Paolini, che è la prima piazza che incontrate quando entrate a Popoli. Ma lui a Popoli prende anche la concessione idroelettrica e progetta anche una centrale idroelettrica avanti. La centrale idroelettrica, quindi la produzione di elettricità, in realtà spingono Tascanio a progettare il forno elettrico per la produzione del pane. Nel 24 continua a disegnare e a progettare aerei, e lo vedete lì sulla destra. Nel 25 progetta una macchina elettropneumatica per la catalogazione e ricerca di rapida dei documenti, l'antesignano del computer. Ma la cosa più, diciamo, che ci meraviglia è che nel 26 progetta l'autovelox e lo brevetta. Durante il suo studio, quindi, non si dedica solo all'edilizia civile, ma continua con i suoi sogni e a realizzare prodotti che dovrebbero avere un futuro avanti. Questo futuro arriva perché tra il 20 e il 23 vi sono alcuni concorsi per gli elicotteri, cioè comincia a girare per l'Europa o il mondo occidentale questa nuova macchina, a volte chiamato girocottero, a volte c'erano degli ibridi tra un aereo e un elicottero, un futuro elicottero, almeno c'erano queste impressioni. Nel 20 la Regia Marina Italiana bandisce un concorso nazionale per la progettazione di elicotteri. Nel 22 il Ministero Inglese dell'Aeronautica anche esso bandisce un concorso internazionale. Nel 23 la Regia Italiana bandisce anch'essa un concorso nazionale. Di questi non si ha seguito perché le proposte non hanno, diciamo, le ali per volare. L'unica ala per volare, per l'inciso, era quella di Tascanio, che aveva già cominciato a intravedere la strada per progettare l'elicottero, ma l'Aeronautica Italiana non accetta la sua proposta perché arriva con 5 giorni di ritardo postale. Quindi, per un fatto semplicemente burocratico, l'Aeronautica Italiana non accetta la progettazione, il progetto di Tascanio. A quel punto Tascanio, non avendo sbocchi all'interno del Ministero con la sua proposta, cerca un socio. A questo socio propone di trovare degli sponsor nel mondo industriale abruzzese, che però non arrivano, e allora realizza una società con il barone Piero Troiani, Pesco Sanzonesco, e costituisce una società per lo sfruttamento dei brevetti che Tascanio continuava a sfornare e per la realizzazione di un'industria aeronautica in Abruzzo, in terra di Pastore. Avanti. Nel 25 sono i primi schizzi preparativi dell'elicottero e sempre nel aprile del 25 brevetta parti dell'elicottero. Avanti. Un altro legame con l'Abruzzo: realizza il suo primo elicottero a Pescara nella fonderia Campone. Quindi vedete, questo filo di legame con gli abruzzesi è sempre costante. Queste sono alcune foto che ritraggono il DAT 1, il DAT 3, il DAT 2 alla fonderia Camplone. Andiamo avanti.
e, per farla breve, arriva l'elicottero DAT 3 che viene realizzato in officina invece a Ciampino Nord, o diciamo i primi pezzi dell'elicottero vengono realizzati a Poli, perché lui, oltre ad avere lo studio di ingegneria civile, aveva anche acquistato un locale dove aveva impiantato un laboratorio. A Poli c'è da fare questa sottolineatura: esisteva una maestranza metalmeccanica molto molto avanti, artigiani molto avanti, tornitori e altro. Perché? Perché a Poli, nelle vicinanze a Bussi, da fine 800 esisteva la Montecatini, cioè una fabbrica chimica con tutta l'impiantistica legata alla meccanica. Quindi avevamo delle maestranze a Poli capaci di seguire le intuizioni di Dascani. Però non c'era la materia, diciamo, prima, tant'è che anche nella realizzazione a Camplone l'elicottero si incidenta più volte, finché si arriva a Ciampino, dove c'è una copertura anche ministeriale, e si riesce a realizzare questo prototipo. Il prototipo viene mostrato il 13 giugno del 30 a Mussolini e a Balbo, che sono ritratti nella foto. E nel 30 vengono conseguiti i record di durata, distanza e di altezza, e quindi si consacra, diciamo, il genio e l'ingegno di Dascanio a livello internazionale. Avanti. Questa stele a Ciampino, all'aeroporto, testimonia quelle giornate, di conseguimento dei record. E nel 48 Dascanio viene invitato a un congresso di elicotteristi in cui il maggiore Sikorsky, che poi sarà, diciamo, colui che in America e con l'industria americana realizzerà appieno le invenzioni dell'elicottero, e Sikorsky in questa occasione riconosce pubblicamente che le sue ricerche si basano tutte sulle ricerche e le invenzioni di Corradino Dascanio, dando una visibilità internazionale alla sua figura. Avanti. Dascanio alla Piaggio. Passiamo alla Piaggio, ne abbiamo già parlato ampiamente. Nel 36 Dascanio si trasferisce a Pontedera, dove lavorerà alla Piaggio. Nel 37 diventa docente all'Università di Pisa, dove insegnerà ingegneria. Dunque, il suo passaggio alla Piaggio è dovuto al fatto che Dascanio, proprio per lo studio sull'elicottero, era il maggiore esperto in Italia di eliche. Andiamo avanti. E la sua invenzione, la Piaggio aveva in essere il tentativo più volte falliti di produzione di eliche, e cercava un progettista di chiara fama per risolvere i suoi problemi di eliche. Si incontrò per diverse ragioni con Dascanio, che partecipò al progetto e inventò l'elica a passo variabile, che è la sua, diciamo, una delle sue maggiori invenzioni. Parliamo sempre di elicottero di Mestre, ma in realtà è l'elica a passo variabile quella che darà definitivamente tranquillità economica e professionale a Dascanio, e lo inserirà a pieno titolo nella Piaggio, la quale Piaggio a quell'epoca produceva motori e aerei militari. Dascanio partecipa alla produzione, alla progettazione, produzione e realizzazione di questi aerei a bombardamento, avanti, ma la guerra interrompe questo ciclo per i vari disastri che avvengono, e la Piaggio stessa, lo stabilimento, viene completamente quasi distrutto e raso. Si salva, guarda caso, l'ufficio di Dascanio, cioè gli uffici dove lavorava Dascanio restano in piedi. Questa è la Piaggio del 50 che realizza il nuovo stabilimento. Avanti. La Piaggio che lavora, Dascanio che lavora alla Piaggio. Questa è la Vespa che
già abbiamo visto prima, avanti, nel 46 c'è cioè il brevetto della Vespa, avanti, oltre alla Vespa vengono realizzati il Moscone e l'Aquila. Il Moscone è questo motore per motoscafi, avanti, è il primo, il milione di Vespe realizzate, avanti, l'Ape. E se vi ricordate, molti possono ricordare che hanno una certa età il Ciao, il motorino Ciao. E come vedete lì è stato brevettato questo ciclomotore della scheda, avanti, la Vespa 400, che somiglia un po', o è la bianchina che somiglia poi a questa macchinuccia, che però viene poi, nonostante che il Tascani fosse un omone, veniva guidato, era affezionato a guidare questa macchina, avanti, la quale ha un suo tentativo di commercializzazione in Belgio e in Francia, avanti. E all'interno della Piaggio, Dascanio, come ha detto Yolanda Di Cecco, continua con la sua progettazione e realizzazione di elicotteri legati al volo. Ma, avanti, come vedete Dascanio proprio con le mani, si sporcava le mani dentro i motori per perfezionarli e migliorarli, avanti, ma l'elicottero, diciamo, ha diverse vicissitudini di fornitura di motori non adeguati, e in pratica ci sono degli incidenti, e nel 52 viene interrotta la produzione di elicotteri, avanti. Possiamo andare avanti, l'abbiamo conosciuta, questa è la festa di pensionamento, la Piaggio di Dascanio, avanti. Ma Dascanio, una volta andato in pensione, entra in contatto con la Agusta, con il conte Agusta, per collaborare alla progettazione di elicotteri. L'Agusta in quell'epoca aveva preso delle licenze di elicotteri statunitensi, e quindi appoggiò, chiedeva da tempo la collaborazione di Dascanio, ma Dascanio, per un obbligo anche di tipo morale, era legato alla Piaggio, e per cui diciamo, accettò la collaborazione subito dopo il suo pensionamento. Però, essendo, stiamo parlando di un'odissea, anche lì, come entra in collaborazione con l'Agusta, il conte Agusta muore, e di conseguenza si interrompe il rapporto con Dascanio. I figli non continuano in questo senso. Dascanio non si dà per vinto, lavora nel suo garage, e con l'aiuto degli studenti dell'Università di Pisa nel 67 realizza un piccolo elicottero per l'agricoltura. Avanti. Lo vediamo nel 70 ancora sul proprio tecnigrafo. Io no, va dietro un attimo. Sono molto affezionata a quest'altra foto che lo ritrae sulla destra, perché nel suo sguardo credo che si concluda questa sua odissea. È rammarico di vedere ancora in lontananza l'Itaca che la intravede, ma il vento, la perigliosità del mare, la allontana sempre di più. Ultima slide. Riposa a Popoli nella sua colonna spezzata dal 1989. Grazie. Grazie a Pietro D'Amato. Allora, adesso, diciamo, Dascanio amava dire che lui arrivava sempre un po' prima rispetto ai tempi. Noi però siamo arrivati molto oltre rispetto ai tempi che ci eravamo dati, però era giusto dare spazio a tutti e ascoltare tutto quello che è stato documentato. Io chiedo alla sala, c'è il video da vedere a Leonardo, adesso facciamo fare un piccolo intervento, piccolissimo, che ci spiega un pochino l'esperienza di questo video e degli altri che ha fatto. Un paio di minuti, Leonardo, assolutamente sì. Poi vi chiedo, vogliamo vedere il video questa sera? Benissimo, allora Leonardo, due minuti almeno per spiegarci come ti è venuto in mente di fare questo docufilm sul Dascanio e le difficoltà che hai trovato, gli aiuti che hai trovato. Allora, no, io sarò estremamente breve, visto l'ora.
della Scala, casualmente ho trovato una targa commemorativa dell'Urbe di Roma, dove è stato realizzato il primo volo dell'elicottero e poi del documentario, e io nel documentario ho cercato di non parlare, di non mettere voce narrante, di non fare nessun intervento descrittivo della storia di Corradino, proprio perché è una storia straordinaria, parla da sola, e quindi io ringrazio tutte le persone che poi vedrete comparire nel documentario, a cominciare da Maria Lascani, che è qui, e buona visione se avete il coraggio di esistere.